Allora abbiamo qui una di quelle persone che sono accusate da Parenzo di avere creato un caso dal nulla, il caso di Pioltello, Silvia Sardone della Lega. Buonasera parlamentare. Buonasera a tutti. Eccoci buonasera, qua. Lei è ancora la scorta? Lei è ancora la scorta, signora Sardone? Sì, sì. Quante persone di scorta? Due. E come vive con la scorta? Questo è molto. Beh, li ringrazio per il lavoro che fanno, preferirei non averla. Non c'è dubbio. Continuano le minacce di morte? Anche dovute a quanto successo appunto dalla mia denuncia della squadra di Pioltello. Cioè perché nasce anche perché nonostante quello che Parenzo sostenga, io sono stata avvisata proprio dalle mamme della scuola che però hanno timore a dire quello che pensano per paura di ritorsioni sui figli. Cioè tu stai dicendo che ci sono alcune mamme non islamiche naturalmente, certo, che ti hanno segnalato la cosa. Sì, ho anche qua i messaggi, te li posso far vedere. Loro sono contrari, ma hanno paura di dirlo perché ovviamente dato che il consiglio istituto ha votato quello hanno paura risulta, poi mi sembra che la capa non risulta ho capito, ma tu conosci mamme in quella scuola? Ho seguito il caso, ma l'ho data io la notizia perché sono stata avvisata dalle mamme, cioè questa roba qua com'è che uscì? Perché il consiglio istituto ha votato a favore di quel giorno? Perché il consiglio istituto ha sbagliato. Quindi tutti sotto scacco dell'Islam. Quindi sono tutti ricattati dall'Islam. Beh, guarda, secondo me tu, Parenzo, diciamo, io ti stimo però sei il tipico sottomesso. Sei il tipico sottomesso. Perché tu, pur essendo ebreo, dovresti capire. Ma io non sono sottomesso a nessuno, tesoro. Ti dico. Tu dovresti capire il problema. Io sono sottomesso allo Stato di diritto. Nelle piazze urlano morte agli ebrei e agli infedeli, ok? Lo so bene anch'io. Quindi tu dovresti essere il primo a comprendere il problema. Anche proprio per questo io tutelo il diritto di tutti ad avere anche la madame. Per le festività ebraiche, non si chiudono le scuole, nonostante. Gli ebrei abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato. Loro non lo sottoscrivono? Perché loro non ce l'hanno. Perché non vogliono dichiarare perché da dove arrivano i soldi per comunità. Le moschee? Perché sono diversi in diverse c'è un'associazione che è quella del mio amico imam Yahya Pallavicini che ha Cruciani, invece di invitare quell'imbecille di Piccardo, forse non mi sentite a Milano, c'è un problema di audio. Invece di invitare quell'imbecile, perché non mi ascoltano? No, ma l'ho detto, hai detto quattro volte imbecille adesso. Cosa ho detto? Povero Piccardo. Sentito? Sì. Quell'imbecille di Piccardo, invece di invitare, invitiamo Yahya Pallavicini, che è una persona straordinaria e che è un ottimo interlocutore per scrivere finalmente un'intesa tra i musulmani d'Italia e lo Stato. La Sardone ci ha dato una notizia. La notizia è questa: la Sardone, che è una fallaci che non ce l'ha fatta, la Sardone, che è una specie di fallaci molto bellina e simpatica, Se l'avessi detto io a qualcuno, cioè tra una donna così avessi detto mazza quella che è bella figa, mazza quella che è carina, simpatica, non si dice. Io non uso questo linguaggio, l'hai detto alla Parenzo, siccome tu non ti svegli mai da quel punto di vista, sei attratto dalla Sardone in maniera nascosta, ma non sono attratto da nessuna Sardone, ho detto che è una persona gradevole e simpatica. Secondo me un po' di attrazione ce l'ha, siccome non ho nessuna attrazione, te lo garantisco, sono felicemente sposato, la signora è felicemente sposata, è una deputata della Lega, ma questo non vuol dire niente, non vuol dire non essere attratto da una persona. Ho fatto un apprezzamento perché mi è simpatica. Ma se avessi detto che è antipatica, sto dicendo il contrario e mi ha attaccato. Lei ci ha dato una notizia, ci sono delle mamme, ho detto che è una fallaci che non ce l'ha fatta. Siccome è una fallaci che non ce l'ha fatta, ha bisogno di costruire crociate laddove non ci sono. Guarda. A Pioltello sono tutti felici e contenti. Guarda, abbiamo il Decrescenzo che non ce l'ha fatta, che dice che lì sono tutti felici e contenti. Quando ti informo che non è così, ne ho sparata una quanto l'hai sparata tu, insomma. Però posso dire una cosa? Allora, ti volevo dire.
Devi dire su Pioltello. Allora, ancora. Le mamme mi hanno avvisata, perché ovviamente tu hai dei figli a scuola, hanno avvisato, no? Le mamme. Caro Parenzo, ma che cioè, un deputato è un call center quello lì. Tu... Le mamme mi hanno avvisato. Vabbè, ma che cos'è? Il numero verde. Chiama il numero verde 0044. So che tu essendo di sinistra, risponde. Sei abituato ai politici che non parlano con i cittadini. Ma guarda un po', io sono della Lega e parlo con i cittadini. E numero mi dici, verde. Il numero verde. Guarda, il mio numero è anche su Google. Quindi però scusa, secondo te questa roba qua, questa decisione è un cedimento pazzesco nei confronti dell'Islam o no? Assoluta, no, è un pericolosissimo precedente. Dunque dovrebbe intervenire il ministro, è vostro, fatelo intervenire il ministro, no? È della Lega, allora, appunto. Il ministro diciamo che ha già fatto intervenire l'ufficio quello regionale, loro hanno rivisto la scelta e non sono può fare niente perché c'è l'autonomia scolastica, ma infatti non è che hanno detto che è per ragioni religiose, hanno detto che è per ragioni didattiche, okay. Quando è chiarissimo che la ragione sia quella religiosa, ma scusami, ma quelli che vogliono lo Stato laico, che sono quelli, loro, scusami, perdonami, quelli che mi dicono che io devo togliere il crocifisso dalle aule, che non devo cantare i canti di Natale e devo togliere il presepe, sono proprio gli stessi che oggi difendono la chiusura per il Ramadan, che informiamo tutti quanti, non è una chiusura per scelte didattiche, è una chiusura per una festività religiosa. Allora non è che se la religione è quella cristiana, cattolica, allora deve essere messa al bando, se invece è islamica allarghiamo le braccia, nessuno chiudiamo mette al bando tutte le scuole. La religione cattolica però Silvia, nessuno mette al bando in, alcuni, allora, in alcune mamma, scuole, in no, alcune adesso, scuole si dicono, si fanno delle cazzate sul allora, Natale, allora lì mamma festa del Milano e provincia ha detto chi fa polemica vive nel Medioevo, e poi dice che questa decisione sarà l'avanguardia tra le città italiane e che tra qualche anno ve la vedremo nei comuni, in altri comuni che la imiteranno. Cioè Ramadan è pericoloso, come festa. Ramadan come festa, ma senza un accordo con lo Stato. Io capisco che adesso veramente questi ma tu la vorresti tutto... il Ramadan come festa, Parenzo, no? Come festa a scuola? Assolutamente, se lo sognano, sì. Parenzo la vorrebbe, Parenzo vorrebbe il Ramadan in tutte le scuole. Parenzo non vorrebbe la chiusura per le festività ebraiche, ma per quelle islamiche sì. Cioè sei uno sottomesso, sei un questa sottomesso. Questa non è male che sei un sottomesso, non è male. Onorevole. Anche qui c'è una metafora, c'è una metafora erotica, però c'è un po' una metafora erotica in questa parola. No, non era in quel senso. Però un po' una metafora erotica, cioè sei un sottomesso. E due volte che lo dici sei un sottomesso. Mi aspetto da Parenzo che mi chieda di chiudere la scuola. Ma io me lo sto immaginando, quando mi hai detto un sottomesso me lo sto immaginando in una posizione, scusami se te lo dico Silvia, è così. Ma io mi aspetto, scusami, che lui rivendichi la chiusura per le festività ebraiche. No, no, invece lui assolutamente difende le chiusure. Ma questo, ma perché tu, non c'è ma bisogno? Tu, ma tu l'hai sentito? Non c'è le piace, bisogno di no? Scusami Silvia, tu perché hai fatto c'è l'intesa, non qualche c'è bisogno fa di chiedere. Vabbè, d'accordo. Perché quando i ragazzi ebrei si assentano da scuola, ma la maggior parte dei bambini di quella scuola non è di fede islamica. Il 40% senti, sono stranieri e la dico non tutta, tutti coloro sono islamici. Prima che intervenisse l'899 onorevole Sardone call center chiamate e segnalate, prima che intervenisse quella comunità viveva felice e tranquilla. Poi a un certo punto è piombata è piombata. Ma guarda che i bambini il 10 potevano non andare a scuola con una giustifica e non rompevano le scatole agli altri bambini e alle altre famiglie che non sapranno neanche dove mettere i bambini quel giorno. Chiamate, avete un problema? Chiamate Loriana Fallaci di Bruxelles 899 01 24 24, risponde Alessandra Sardone dalle sono 8 Silvia, del mattino però, alle 8 c'è di... anche scusami, il nome giusto Silvia, di battesimo scusami cara scusami allora, Silvia Sardone dalle 8 del mattino scusami lo sai, lo sai una cosa che pochi giorni fa si è inventata una polemica con le Poste perché hanno pubblicato un manifesto con una donna velata sì vero con scritto invia felicità, ma scusami ma tu puoi dire che la felicità è una donna con il velo, cioè il velo islamico, una donna con il velo non può essere felice? No, no, perché è simbolo di sottomissione. Io sono contro. Una donna col velo non è mai felice. Il velo islamico, perché il velo islamico per me non è simbolo di libertà, ma è di sottomissione. E io te lo dico da donna libera del 2024, quando vedo una donna velata, per me ti verrebbe voglia di toglierglielo quel velo, ti verrebbe voglia così tanto. Ma scusi, certo, onorevole Sardone, mi perdoni. Perché anche mi perdoni, lei conosce, un gesto violento, lei conosce però? Il mi perdoni, onorevole Fallaci. Lei conosce, onorevole Fallaci, mi perdoni. Lei conosce,
mi fai ripetere le parole perché mi interrompete. Lei conosce. Sento che ti emozioni. Lei conosce. Ho perso quello che dovevo dire. Lei conosce il mio amico dentista Abdallah Kabakebji. Abdallah Kabakebji ha una moglie che si chiama Sumaya. Che è velata. Che è velata. È velata. Un po' legata dei movimenti strani islamici, la signora Sumaya. Quella dell'Ukoi. Era in consiglio comunale con me. Sì, lei. Quella dell'Ukoi. La moglie del suo dentista. Quelli che loro vogliono. Ti informo, l'Ukoi ha chiesto tre cose al governo italiano. Uno, di introdurre il menù halal nelle scuole. Risultato, Alodi, se vai a scuola non mangi il maiale. Fine, manco il prosciutto cotto. Fine. E che male c'è? Ottimo. Tutti i bambini. No, che male c'è, scusami, che magari mio figlio che non si è. Si arrabbia per il maiale. Certo, perché i bambini musulmani lo mangeranno. Scusi, onorevole Fallaci. Menù differenziato va bene, ma nostri figli non capiscono perché dovresti togliere il prosciutto cotto. La rabbia e l'orgoglio. La rabbia e Sardone. Dopo la rabbia e l'orgoglio abbiamo la rabbia e Sardone. Anche mi scusi, la Sardone. Chiusura per le festività islamiche a tutte le scuole italiane. Il calendario. Può chiedere il cazzo che vuole. Io penso che ci sia un tema. E noi col piffero glielo concediamo. Dell'integrazione in modo intelligente. Ad esempio, i menù differenziati. Certo. Si possono fare o sono un problema? Differenziati si possono fare. Certo, ma lì è per tutti, l'hanno tolto il maiale. Parenzo, l'hanno tolto per tutti. Ma si possono fare? Ma ho capito, ma non è che è indispensabile mangiare il maiale per forza? Ma a te fa lo schifo, non te lo mangi, non voglio dire, ma mio figlio... Ma io non ho nessun problema con il maiale. Ma perché devi chiudere la scuola per tutti? Perché devi togliere il maiale a tutti? Ma tu lo capisci che questo vuol dire essere sottomessi? Signora Fallaci, mi ascolti un attimo, onorevole. Scusi, però io volevo finire su questa cosa del velo. Dunque, secondo te il velo va proibito come in Francia? Lo create voi? Il velo va proibito come in Francia? In Italia? La Francia l'ha già introdotta il divieto del velo nelle scuole. Secondo me, nelle scuole, va assolutamente anche della croce, tolto. Purtroppo, la Francia ha vietato. La Francia, che per me in questo non è un modello, ha messo il divieto di tutti i simboli religiosi, kippa, croce. Per me è una stronzata. Se le posso usare un linguaggio crudo, la Francia. Vietando tutti i simboli religiosi nelle scuole, ha fatto secondo me una stronzata. Ma mentre il crocifisso rappresenta quello che siamo, le nostre radici giudaico-cristiane, ecco, mettiamola così, che esistono. Lo ha vietato. Ragazzi, posso dire una cosa? Io vi lascio. Vuole evidentemente un futuro per il nostro paese che sarà chiaramente islamico. Il sottomesso Parenzo, però tutta questa intervista è stata condizionata da quello che ha detto all'inizio la signora Sardone, cioè Parenzo sottomesso, l'attrazione fatale di Parenzo per la signora Sardone. Dunque la mia immagine è solamente questa: lei è vestita anche di nero, una specie di Sardone dominatrice, e sotto Parenzo sottomesso. Io non ce la faccio, devo uscire per forza così, con la frusta così, tum 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 tum. E comunque in Occidente i capelli si devono vedere, le belle donne si possono vedere, e io non riesco a capire perché no, ma questo è fondamentale, perché il velo, perché è sottomissione? Il velo è sottomissione perché non perché uno se lo mette, ma perché uno non può non metterselo. Questo non puoi scegliere di non mettertelo. Ma dipende, Sumaya, moglie del dottor Abdallah Kabakebji. Ma Sumaya sarà una e poi io voglio vedere i capelli di Sumaya. Potrò vedere i capelli di Sumaya? Le vedrà il marito. Li vedrà il marito. Ma è normale, ma che cazzo di cultura è quella che solo il marito può vedere i capelli di una donna? Lo capisci che è una cultura? Ti toglie un diritto a te. Fammi stare zitto che stavo dicendo una cosa eccessiva. Le arabe di Milano mi fischiano dietro e invece queste qua le fanno velare da testa a piedi. Ti fischiano dietro? Sì, vabbè, cioè, fanno gli apprezzamenti. Ti fischiano nelle moschee, ti fischiano. No, nelle vie in via Padova, nel capitato. Ti fischiano. Fanno il catcalling, quello che per te è qualcosa di incredibile. Quando qualcuno dice abbona, che figa che sei contento o no? Ma dipende che modo lo dice, insomma. Come l'ha detto Parenzo prima, mi fa piacere, se poi dopo diventa un insulto. Ho detto niente, ho detto che è simpatica e garbata, cosa ho detto? Sembra che abbia fatto chissà che apprezzamento. Andate a fanculo tutte e due, allora. Se vi piace di più, andate a fanculo tutte e due, se vi esalta di più. Ciao. Ma no, a lei non insulterei mai, quel coglione che vi sta vicino, che conduce sta trasmissione di merda.